che anche la terra ha bisogno di qualcuno che se ne prenda cura. Ti proteggerò dalle paure, delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie e dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori e dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. E guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale. Ed io avrò cura di te, io sì, avrò cura di te. Benvenuti a Calipè, benvenuti sul Monte Bianco, benvenuto Nek! Ciao! Come stai? Ciao, Massimiliano, ciao! Che piacere! Bene, ciao, che piacere! Ciao! Ciao. Piacere mio. Sono riuscito a portare Nek a 3466 metri. No, è un'esperienza nuova per me. Io non ricordo di essere stato qui, no? A parte gli scherzi, non sono mai stato sul Monte Bianco. E quindi devo dirti la verità, sono particolarmente affascinato. È un paesaggio così, non sono abituato a vederlo, come magari sei più abituato tu perché sei uno sportivo e ti misuri con la montagna. Grazie. Guarda, grazie. Una cosa particolare che hai potuto subito guardare anche e toccare con mano, sì, è che la montagna cambia velocemente. Siamo arrivati che c'era il sole, sì, in pochi minuti si è chiuso, ma ti farò vedere che tra pochi minuti magari potrà riaprirsi. Assolutamente. Immagino che tu ti sarei chiesto, no, quando è arrivata la telefonata, ma perché Calipè in cima al Monte Bianco? Ma perché devo arrivare sulla Skyway? Perché credo che proprio qui ci sia la possibilità di toccare con mano il cambiamento climatico. Mm-hmm. Credo che qui sia molto più presente e quindi si possa vedere anno dopo anno. Che impressione ti fa vedere il nostro pianeta cambiare ogni anno? E noi uomini che rimaniamo spesso un po' fermi. Sì, rimaniamo troppo fermi in realtà. Potremmo molto fare di più perché l'ambiente è la nostra casa. E lo vedo anch'io nel mio piccolo mondo, appunto il mondo in collina. I cambiamenti in una giornata, come cambia il tempo, come rischia un raccolto di essere rovinato per una grandinata troppo feroce, troppo forte, contro ogni tipo di previsione. Questo è un meccanismo purtroppo che tanti scienziati hanno detto essere irreversibile. Io ancora spero che non ci sia, che siamo ancora in tempo noi esseri umani a darci, come posso dire, ad accorgerci di quanto l'ambiente stia soffrendo. Tra l'altro, la nostra prima puntata, e io ti ringrazio anche per aver cantato una delle canzoni in assoluto che amo di più, è proprio la cura. Quindi ci dobbiamo prendere cura del territorio, dell'ambiente. Certo. E vorrei chiederti una cosa, ma tu che rapporto hai con la montagna? Beh, non è un rapporto buono come ce l'hai tu. È un rapporto di rispetto, di contemplazione, proprio perché è un ambiente che non conosco bene come posso conoscere la collina. Io sono estremamente affascinato e rispettoso nei confronti di questo grande ambiente. Adesso viaggiamo, perché Calipè vuole raccontare quello che accade nel mondo. Sì. E allora qui abbiamo visto, se si stanno sciogliendo gli ghiacciai, che cosa accade ai deserti. E allora siamo voluti proprio andare in Spagna, in Andalusia, a Tabernas, che è considerato il deserto più grande d'Europa. Vediamo che cosa accade. Filippo, tornando dalla Spagna abbiamo visto dei paesaggi sicuramente meravigliosi, però ti fanno riflettere perché
Anche qui in Italia abbiamo delle zone che potrebbero rischiare la desertificazione, soprattutto al sud. Però parliamo di cose positive, certo. Nel senso che comunque tu sei legato a Ennio Morricone. Sì. Ricordiamo una canzone famosissima, Stai telefonando, sì. Composta dal grande Ennio Morricone, scritta da Costanzo insieme a Ghigo De Chiara, se non sbaglio, nel 66. Sì, in effetti sì. Mia moglie ebbe l'idea di presentare in quel Sanremo nel 2015, quando c'era la serata dedicata alle cover, ebbe lei l'idea che io potessi presentare Stai telefonando. E io immediatamente dissi, ma io non sarei mai all'altezza di cantare qualcosa che è stato cantato addirittura da Mina, composto da Ennio Morricone, una canzone senza tempo. Poi il destino ha voluto, l'impegno anche ha voluto che l'arrangiamento, la ricostruzione, la rilettura di quella canzone presentata in quella serata piacesse talmente tanto che mi ha portato poi ad essere un pezzo quasi come fosse di mio repertorio. Filippo. Comandi. Perché ti ho portato qui? Perché Calipè è un programma a passo lento e corto, è un programma che non vuole essere resiliente, anzi vorrebbe proprio che la gente iniziasse a fare. E quindi casualmente, guarda, qui ho un microfono. Ah, sei arrivato organizzato. Ti ho fatto raggiungere anche dal grande Max. Ciao Max. Max è lì alla chitarra. Io mi metto qui come se fossi veramente una di queste vette ad ascoltarti, ad ascoltare. Grazie. Se ci fai questo regalo, se telefonando. Volentieri, volentieri. Grazie. Grazie a te, a voi. Lo stupore della notte spalancata sul mar ci sorprese che eravamo sconosciuti, io e te. Poi nel buio le tue mani d'improvviso sulle mie. È cresciuto troppo in fretta questo nostro amor. Se telefonando io potessi dirti addio, ti chiamerei. Se io rivedendoti fossi certo che non soffri, ti rivedrei. Se guardandoti negli occhi sapessi dirti basta, ti guarderei. Ma non so spiegarti che il nostro amore appena nato è già finito. Grazie, grazie. Però stavo pensando una cosa, che questo è un amore che svanisce. L'amore rispetto a tutto questo non potrà mai svanire. Mai, assolutamente. Se ti dovessi chiedere, ti piacerebbe poter incidere una canzone per un film? Che tipo sì. di film? Beh, prima abbiamo parlato dei film western, sicuramente tutto quello che ha a che fare con l'avventura. No? Il movimento, la suspense, insomma quei film che hanno quella, no? quel tipo di movimento e di andatura, no? Sicuramente mi piacerebbe, e anche perché il desiderio grande che io ho è proprio quello di mettere a frutto la mia conoscenza musicale per una colonna sonora. Oh, qui inizio un po' a preoccuparmi perché abbiamo troppe cose in comune. No, perché lui, l'unica cosa in comune che non abbiamo è che lui sa cantare e io no, però lui è anche un conduttore televisivo, quindi mi dovrei iniziare a preoccupare. No, fai bene, meglio di perché chiunque questo? Altro. Perché anche a me piacciono quei tipi di film, e quindi tornando in questo momento in Spagna, andando a Tabernas, ho proprio chiesto di poter entrare all'interno di uno di quei film, un film western. Ci sono riuscito, però sono stati buoni. Guardiamo. Una stretta di mano, tuo figlio che ride, la
pioggia d'agosto e il rumore del mare, un bicchiere di vino insieme a tuo padre, aiutare qualcuno a sentirsi migliore e poi fare l'amore sotto la luna, guardarsi e rifarlo più forte di prima. La vita rimane la cosa più bella che ho. E da qui non c'è niente di più naturale che fermarsi un momento a pensare che le piccole cose sono quelle più vere e restano dentro di te e ti fanno sentire il calore ed è quella la sola ragione per guardare in avanti e capire che in fondo ti dicono quel che sei. Oh, 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 oh. È bello sognare di vivere meglio. È giusto tentare di farlo sul serio per non consumare nemmeno un secondo e sentire che anch'io sono parte del mondo e con questa canzone dico quello che da sempre so, che la vita rimane la cosa più bella che ho. E da qui non c'è niente di più naturale che fermarsi un momento a pensare che le piccole cose sono quelle più vere, le vivi, le senti e tu ogni giorno ti renderai conto che sei vivo e a dispetto del tempo. Quelle cose che hai dentro le avrai lì al tuo fianco e non le abbandoni più. Oh, oh, non le abbandoni più. Oh, oh, dicono chi sei. Le note e le parole di questa bella canzone di Neck ci hanno accompagnato fino qui, alle Maldive.